Buongiorno, oggi siamo con il dottor Gianni Petrosillo, presidente Sunifar, qui do il mio benvenuto, salve. Buongiorno a tutti. Dottor Petrosillo, è stato presentato il rapporto annuale sulla farmacia a cura di cittadinanza attiva in collaborazione con Federpharma. Ecco, le farmacie hanno un ruolo pregnante nell'indagine, basti pensare che più di un terzo dei farmacisti interpellati ha indicato che la propria farmacia si trova in una zona rurale. Ecco, potrebbe spiegarci e presentarci i dati emersi? Ma intanto io nel mio intervento avevo intanto ringraziato Cittadinanza Attiva che ci sta seguendo con questo lavoro che si ripete ogni anno, che ci accompagna e che in qualche modo fa anche un po' fa la fotografia della farmacia, come sta cambiando di anno in anno, ma nello stesso tempo sta facendo anche, sta dando degli stimoli, perché nel momento in cui evidenzia delle criticità, è chiaro che è un po' di stimolo verso il miglioramento di alcuni aspetti. La grande soddisfazione è quella di aver visto ancora una volta la farmacia rurale che segue il processo di evoluzione. Io l'ho detto che noi abbiamo avuto un grande rischio nel momento in cui abbiamo deciso di trasformare il volto della farmacia, grazie proprio al contributo che ogni singolo farmacista ha dato con la propria farmacia, con il proprio impegno, seguendo i progetti. Abbiamo però rischiato di perdere un pezzo, perché io dico sempre, l'importanza di questa nuova farmacia, di questa nuova proposta della farmacia, di questa nuova farmacia inserita, ancora più integrata nel Servizio Sanitario Nazionale, è che la risposta sia una risposta di rete. Cioè, non una risposta solo delle grandi farmacie, solo delle farmacie dei centri urbani, ma una risposta totale, complessiva della rete. Anche perché, se vogliamo, al Servizio Sanitario Nazionale, al cittadino, serve di più una farmacia nelle aree rurali, nelle aree lontane dai centri, lontane dalle strutture sanitarie, piuttosto che una farmacia dei servizi in centro. Di una grande città dove le possibilità, le opportunità di accedere al Servizio Sanitario Nazionale sono tantissime. Quindi abbiamo vinto questa scommessa di non perdere pezzi di rete, quindi di dare una risposta integrale, anche supportando, direi soprattutto, è stato molto importante supportare la piccola farmacia, perché mentre la grande farmacia ha le possibilità di autofinanziarsi, di investire del proprio per poter avere maggiore capacità imprenditoriale, diciamo così, rispetto alla piccola farmacia, quindi per poter evolversi, per potersi strutturare. Per la piccola farmacia non è così, perché ha un problema di bacino di utenza che non garantisce il ritorno economico dell'investimento e così via. E quindi noi abbiamo scommesso sulla diciamo risposta anche da parte della rurale con gli aiuti. Quindi l'aiuto del PNRR è stato determinante perché ne abbiamo poi avuto contezza che ha veramente dato la possibilità di rafforzare parecchie farmacie. Non solo, ma dirò qui anticipo, poi non è ancora il momento per scendere nei dettagli, neanche la sede, però ci sarà una fase 2 del PNRR. Veramente che sarà veramente interessante. Ecco, tutto questo io l'ho ritrovato nel rapporto annuale di cittadinanza attiva e con grande soddisfazione, perché i numeri più o meno un terzo, poco più di un terzo delle farmacie che rispondono alla farmacia dei servizi sono esattamente tutte le farmacie, per esempio tutte le farmacie, noi abbiamo sulla 18.500 farmacie, circa 7.000 sono farmacie rurali, quindi vedete che siamo circa, tornano i numeri del rapporto annuale. Ecco, questa è la grande soddisfazione, da qui poi anche l'aspettativa per quello che sarà l'audit civico, se ne è parlato, perché l'audit civico sarà il modo, la modalità, la proposta di miglioramento. Cioè l'evidenziazione delle criticità e andare a vedere come rimuovere queste criticità per migliorare ancora. Ecco, questa è un po' la sfida.
Perfetto. E rispetto alla prima edizione del rapporto, ad oggi emerge uno stato di avanzamento di un processo evolutivo verso la farmacia dei servizi. Volevo chiederle che cosa è cambiato nel corso degli anni? Beh, è cambiato il mondo, è cambiato il mondo e siamo cambiati noi. Ovviamente il cittadino, ma già da tempo, aveva delle, ma già i rapporti, i primi rapporti registravano, diciamo, un'aspettativa da parte del cittadino, di una farmacia, più performante, non perché non fosse performante allora, ma perché chiedeva di più, perché si rendeva conto che la farmacia poteva essere una risposta interessante, una risposta efficace sul territorio. E quindi chiedeva, aveva delle aspettative. Quelle aspettative, pian pianino, un po' la farmacia ha risposto alla domanda, ha risposto con una innovazione dell'offerta. Un po' l'emergenza pandemica, ha creato uno scossone a tutto il sistema, a tutto il Servizio Sanitario Nazionale. E qui la farmacia ha trovato, fortunatamente per tutti quanti, a partire dal Servizio Sanitario Nazionale e il cittadino, ha trovato modo di dare una risposta, immediata, di adattarsi alle nuove problematiche, e con questo ha individuato nuove modalità di intervento, nuovi spazi di intervento. E qui, quindi, in un processo già avviato, diciamo che la situazione emergenziale ha dato un'ulteriore spinta, un'accelerazione importante. Cosa vincente è stata anche la sperimentazione, che poi effettivamente si è fermata sotto la pandemia, ma la sperimentazione della farmacia dei servizi era la risposta, ricordo ancora, a una normativa del 2009, che diceva: va bene la farmacia dei servizi, ma dovete prima dimostrarmi che sia utile per il Servizio Sanitario Nazionale e che abbia i criteri ci siano i criteri di economicità. Ecco, per dimostrare questo bisognava partire con la sperimentazione. Poi una parte della sperimentazione si è trasformata nella pratica, nelle vaccinazioni, nel tracciamento dei contagi, eccetera. Ma quindi si è trasformata nel tempo, ma il concetto, il principio della dimostrazione dell'economicità e dell'utilità, direi che già sul campo è stato dimostrato ancora prima di arrivare alla fine della sperimentazione. Adesso sarà importante quest'ultimo anno, perché in quest'ultimo anno sono stati finanziati ulteriori 25 milioni per la sperimentazione. Speriamo che ci sia da parte delle regioni l'accelerazione importante per arrivare a fine 2024 con una rendicontazione finale. Ecco, però non c'è stato un evento che ha trasformato la farmacia in questi anni, è stata tutta una progressione di eventi, di cambio anche culturale dei farmacisti. Io continuo a dire, quando parlavamo di farmacia dei servizi, di sperimentazione nel 2017-2018, le piccole farmacie mi dicevano che non erano pronte, che non se la sentivano, che poi invece c'è stato un processo di veramente un passaggio culturale, cioè l'accettazione, più che l'accettazione, la voglia di essere coinvolti in un processo che ha cambiato il volto della farmacia. Ripeto, è stato tutta una serie di eventi che ha portato, e che non è finita, ha portato una farmacia nuova che continuerà nel tempo. Adesso la prossima sfida sarà quella di inserirla, di integrarla nei nuovi modelli organizzativi del Servizio Sanitario Nazionale, il famoso DM77, dove ha tutte le potenzialità per essere di fatto una struttura sanitaria, ovviamente senza sforare nelle competenze di altre professioni, ma è ormai diciamo, alla piena dignità e capacità di poter essere inserita a pieno titolo come struttura sanitaria vera e propria, in rapporto con gli altri professionisti e in rapporto con le nuove strutture come la Casa della Comunità.
Perfetto, è stato quindi proprio un risultato anche frutto dell'impegno, come diceva, costante da parte delle farmacie nel corso di questi Esatto. anni. Io la ringrazio per il contributo che ci ha lasciato e le auguro un buon lavoro. Grazie. Grazie a voi, alla prossima, buona giornata.